chiamano tutti la santa. Io non capisco perché già 40 anni fa facevo colazione al bar Florian, Corso Marconi, angolo via Saluzzo, tutte le mattine. Quando facevo la linea, quando andavo alla cassa a pagare, mi davano un cioccolatino e mi dicevano: questo è per la santa. Non sapevano manco chi era, non so perché. E tutti quanti quelli che ho incontrato sul mio percorso mi hanno sempre chiamata la santa, non potevano non dedicare il libro alla santa, no? Comunque, Cocco, perché il signor Picco Bartolomeo, che era l'allora capodeposito ed era originario di Vicoforte come anche mio papà, e non avendo figli mi hanno affigliato un po', quindi mi invitavano una o due sere alla settimana a cena. Io poi all'epoca facevo addirittura solo il bigliettaio, non avevo neanche ancora la patente, e dopo cena si usciva per una passeggiata. E una sera ho incontrato un collega che ormai è defunto e mi ha pioppato questo soprannome Coccobello, perché ero insieme al capo deposito a mia insaputa. Quindi i miei colleghi mi hanno chiamato per anni Coccobello, poi purtroppo non sono più stato bello e sono rimasto solo più Cocco. E quindi diciamo che tutti mi chiamano Cocco, i miei colleghi, quelli di altre aziende, non conoscono neanche il mio vero nome. La prima morosa di mio figlio, che è andata in gita con una ditta, tanto per la privacy, che si chiama Gunetto ed è di Fossano, ai due autisti ha detto: ma io esco con il figlio di un autista dell'Ati che fa anche turismo, che si chiama Luciano. E questi si guardavano tra di loro e poi a un certo punto hanno detto: sarà Cocco.